written down the words to say. Ciao e benvenuti al corso di italiano per stranieri, livello A1. Io sono Licia e sono la vostra insegnante per la lezione di oggi. La lezione di oggi è la lezione numero 4. Il titolo della lezione è "Questo è Paolo, un mio amico italiano". In questa lezione impariamo a presentare qualcuno, a presentare una persona. Oggi impariamo a presentare qualcuno, chiedere e dire la professione e chiedere di ripetere qualcosa. Nella sezione 1 c'è il dialogo, introduzione al dialogo. Marco, Ann e Paolo sono davanti al cinema, si salutano e Marco presenta il suo amico ad Ann. Iniziano a parlare chiedendo da dove vengono e cosa fanno, ma devono smettere di chiacchierare. Il film sta per iniziare. Adesso guarda e ascolta il dialogo. Guarda e ascolta il dialogo. Ciao Anna. Ciao ragazzi. Questo è Paolo, è un mio amico italiano. E lei si chiama Anna, viene dalla Francia. Ciao Paolo, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Io vengo dall'Alto. E tu sei di Parigi? Sì, sono di Parigi, ma studio a Berlino. Dove, scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Ah, ok. E cosa fai in Italia? Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato in letteratura e ora lavoro. Che bravo! Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Sì, Paolo lavora all'università e scrive per una rivista letteraria. Eh sì, domani parto e vado a Londra per una conferenza importante su Shakespeare. Che bello! Ehi ragazzi, inizia il film. Andiamo? Andiamo. Bene, adesso ascolta e leggi il dialogo. Ascolta e leggi il dialogo. Ciao Anna. Ciao ragazzi. Questo è Paolo, è un mio amico italiano. E lei si chiama Anna, viene dalla Francia. Ciao Paolo, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Io vengo da Napoli. E tu sei di Parigi? Sì, sono di Parigi, ma studio a Berlino. Dove, scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Ah, ok. E cosa fai in Italia? Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato in letteratura e ora lavoro. Che bravo! Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Sì, Paolo lavora all'università e scrive per una rivista letteraria. Eh sì, domani parto e vado a Londra per una conferenza importante su Shakespeare. Che bello! Ehi ragazzi, inizia il film. Andiamo? Andiamo. Bene, adesso c'è la comprensione del dialogo, un piccolo test di comprensione e scegli la risposta corretta. Numero 1. Ann studia architettura a Parigi, letteratura a Aix-en-Provence, architettura a Berlino. Che cosa studia Ann e dove? Ann studia architettura a Berlino.
Risposta C. Architettura a Berlino. Numero 2. Paolo è di Roma e è laureato. È di Napoli e lavora all'università. È di Napoli e studia letteratura. Di dove è Paolo e che cosa fa? Paolo è di Napoli e lavora all'università. Numero 3. Domani Paolo parte e va a Londra per una conferenza, a Roma per scrivere la sua tesi, a Napoli per lavorare in una rivista letteraria. Dove va Paolo domani? Domani Paolo parte e va a Londra per una conferenza. Risposta A. A Londra per una conferenza. Bene, adesso ascolta, leggi e ripeti il dialogo. Ascolta, leggi e ripeti il dialogo. Ciao Ann. Ciao ragazzi. Questo è Paolo, è un mio amico italiano. E lei si chiama Ann, viene dalla Francia. Ciao Ann, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Io vengo da Napoli. E tu sei di Parigi? Sì, sono di Parigi, ma studio a Berlino. Dove, scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Ah, ok. E cosa fai qui in Italia? Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato in letteratura. E ora lavoro. Che bravo! Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Sì, Paolo lavora all'università e scrive per una rivista letteraria. Eh sì, domani parto e vado a Londra per una conferenza importante su Shakespeare. Che bello! Ehi, ragazzi, inizia il film. Andiamo? Andiamo.
Bene. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Fai gli esercizi 4.1. Ciao a tutti, a presto! I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside.